progetto nasce da un incipit governativo. Il 10 novembre sia il ministro Speranza che la parte organizzativa di Federfarma avevano promosso una campagna di educazione sanitaria all'utilizzo del saturimetro. Soprattutto Federfarma aveva chiamato questa campagna Saturi Amo al grande. È stata fino al 20 di dicembre. È un'iniziativa molto importante perché finalmente, dopo la prima ondata del Covid, si cambia modo e specifica di intendere i piani di educazione sanitaria nella prevenzione del Covid, ma non solo. Vengono ad integrarsi come delle misure necessarie nella famosa medicina di base che tanto ultimamente è stata depauperata e ha poco inserimento nel contesto sociale. Inizialmente il saturimetro è un oggetto molto semplice, come vedete, non ha, nessuna, non comporta nessuna specialistica, non c'è un'infermiera fondamentale che debba farlo, però questa iniziativa nasce in unione con il COC, quindi la Protezione Civile, la Croce Azzurra, la Croce Rossa, affinché chi sia destinatario di questo saturimetro, e vi dico anche poi le specifiche, abbia uno strumento in più per la propria sicurezza personale. Il saturimetro monitora l'ossigeno nei nostri polmoni. Sappiamo che il Covid è fondamentalmente una malattia che o è del tutto asintomatica oppure parte dando una brutta cosa che è la polmonite virale. A volte il passaggio può essere graduale, cioè colpi di tosse, poi gradatamente si arriva fino all'ospedalizzazione, oppure può essere repentina, a seconda del grado, della quantità di virulenza che il Covid, la malattia produce all'interno dell'organismo. Il saturimetro in questo caso ha il vantaggio di monitorare il passaggio da una situazione di quiete, dove praticamente il medico di base dice no, puoi stare tranquillamente a casa, non ci sono delle necessità per il quale ospitalizzare, a un quadro di urgenza. I valori di ossigeno normalmente viaggiano fra i 96, 98, 95. Quando inizialmente iniziano a calare, si passa a delle variabili di ossigeno che vanno sia lieve, moderata, grave. Lieve quando i valori vanno al di sotto tra il 91 e il 94, moderata quando vanno tra l'86 e il 90, grave al di sotto dell'85.